Per imparare a disegnare il ritratto, partite dal profilo. Create il rettangolo immaginario che racchiude l'altezza e la larghezza del viso. Osservate il vertice della testa. Tracciate la curva della fronte all'interno del lato del riquadro. Limitate con un orizzontale la coincidenza fronte-sopracciglia. Disegnate la forma della scatola cranica immaginandola priva di capelli. Disegnate l'attaccatura del naso. Osservate l'attaccatura del naso. Dall'attaccatura del naso alla punta c'è la stessa misura della fronte. All'inizio il disegno deve essere essenziale e schematico. Dal naso alla bocca. Osservate, il labbro superiore non è allineato alla fronte, ma leggermente fuori allineamento. Con il filo a piombo è verificabile. È il mento allineato alla fronte. Disegnate con cura la forma del mento. Studiate l'occhio. Disegnate l'angolo formato dalle palpebre, l'allineamento occhio-orecchio. Sulla stessa orizzontale. Aggiungete il volume dei capelli sul disegno della nuca. La massa dei capelli deve essere calcolata oltre la linea della scatola cranica, aumentandone il volume. Osservate l'orecchio. Nell'ingombro che avete tracciato, disegnate la forma esterna. Osservate la coda dei capelli. Disegnate i contorni dei capelli, delimitate con precisione la forma che assumono. Osservate il soggetto. Terminate lo schizzo disegnando il giubbotto. Lo schizzo è finito. Lasciate tutte le linee di costruzione. Sono la testimonianza di un ottimo impianto di disegno. Osservate la forma del naso. In questa fase dovete sistemare tutte le imperfezioni, cancellate senza timore, e riprendete la forma della punta del naso avvicinandovi il più possibile al reale. Osservate molto il soggetto prima di eseguire la correzione. Controllate la bocca. Partite dalle narici, poi scendete gradualmente fino a schiarire il labbro superiore. Il labbro superiore è sempre in ombra, a meno che la luce non arrivi dal basso. Osservate il mento. Ora riprendete la forma del mento, della mandibola fino all'orecchio. Osservate a lungo l'orecchio. Disegnate con cura la forma dell'orecchio, non sottovalutate i particolari del viso. Tutto deve essere in armonia con il resto. Leonardo era il maestro di tutti noi. Ispiratevi a lui, era unico. Tornate sulla coda. Seguite l'esecuzione dei capelli. Il segno è breve, continuo e deciso. Evitate di fare tratteggi troppo lunghi pensando di imitare i capelli. Osservate la morbidezza della coda. Cambiate il tipo di tratteggio per ottenere l'impressione della leggerezza. Ritorniamo sulla testa. I capelli devono essere realizzati creando luci e ombre, esattamente come li vedete sul soggetto. Sfruttate le righe dei capelli per creare zone d'ombra. Lasciate intonse le zone di luce. Osservate i capelli in ombra. Bastano pochi segni per ottenere il volume. Imparate a distinguere e separare le zone in luce dalle zone d'ombra. Seguite l'andamento dei capelli, linee a zigzag per ottenere la rotondità. Separate l'ombra dalla luce.
L'ombreggiatura è una cultura. Nel Cinquecento si ombreggiava diversamente rispetto ai neoclassici o agli impressionisti o ai macchiaioli. Proseguite ombreggiando la guancia. Come i pittori neoclassici, sfumate con il pollice il tratteggio, rendendolo più plastico. Osservate il soggetto. Con un tratteggio deciso, eseguite l'ombreggiatura dei capelli. Eseguite la parte in ombra con linee parallele, mantenendo la stessa distanza fra loro. Per chi è alle prime armi, l'esecuzione non è facile. Dovete esercitarvi lavorando a cavalletto sul supporto tenuto verticalmente. Per imparare dovete riempire dei fogli di carta di linee parallele, senza appoggiare la mano, tenendo il braccio teso, tenendo la matita come un fioretto. Il disegno e la pittura sono piene di regole, purtroppo le stiamo perdendo. Osservate il ciuffo. Disegnate il ciuffo dei capelli che attraversa l'occhio. Questi dettagli rendono più caratteristico il ritratto, evitando di farlo apparire una fototessera. Finiamo i capelli. Terminate il disegno rifinendo i capelli. Osservate il segno che occorre realizzare per avere il massimo del volume. Non abbiate paura di scurire troppo, avvicinatevi più che potete al reale. Il disegno è finito, osservatelo attentamente, comparandolo con il soggetto. Se tutto funziona, passate al colore. Blu aviazione chiaro per il fondo. Prima di tutto, dipingete con il pastello il fondo. È un grave errore tecnico dipingere il fondo alla fine, perché tutto quello che vedete lo vedete su un fondo. Partite sempre dai contorni e spostatevi verso l'esterno, mai il contrario. Queste regole valgono anche per l'olio e tutte le altre tecniche pittoriche. Tinta carne 1 per le luci. Dopo aver dipinto il fondo, create lo stacco tra il soggetto e l'ambientazione. Il confine tra il viso e il fondo è la luce che corre lungo il profilo. Create la luce con la tinta carne chiara, sfumatela delicatamente con il dito. Non usate lo sfumino, non avreste la stessa sensibilità. Osservate il soggetto. Se il soggetto ha valori tonali caldi, rossi, gialli o acei, usate carte dai colori freddi, azzurri, blu, verdi. Viceversa, se i valori del soggetto avranno toni freddi. Prendete il rosso antico. Con questo colore create una zona di mezza tinta più scura. Prendete il rosso vermiglione. Con questo colore scaldate la punta del naso. Prendete il colore asfalto chiaro. Con questo colore fate la parte in ombra del viso. Spezzate il pastello e usatelo di piatto, ottenendo un segno simile a una pennellata larga. Sfumate con il dito. Prendete ancora la tinta carne 1. Proseguendo con la stessa tonalità sulla guancia, calcando poco il colore e sfumando con il dito, otterrete una tonalità intermedia che noi percepiremo in primo piano. La pittura è fatta di trucchi, più trucchi conosciamo, meglio dipingiamo. Con questo colore chiaro e le sfumature che potete ricavare usando il dito, rivelate altre luci e le varie tinte e mezze tinte utili a creare il volume del viso. Ancora la tinta carne 1. Con questo colore chiaro e le sfumature che potete ricavare usando il dito, rivelate altre luci e le varie tinte e mezze tinte utili a creare il volume del viso. Non abbiate fretta e osservate il soggetto con attenzione. Il pastello è la pittura più vellutata che esista. È talmente delicato che non può neanche essere fissato, perderebbe la sua freschezza. Osservate Camilla. Prendete il vermiglione.
con questo rosso brillante colorate con un largo tratteggio la guancia. Poi con il dito sfumate con un movimento rotatorio. Il viso acquisterà più volume. Prendete la tinta carne 2. Con questo colore rosato modificate la tonalità, rendendola più delicata. La sfumatura eseguita con il dito corrisponde alla velatura nelle altre tecniche pittoriche. Osservate l'orecchio. Sempre con lo stesso pastello, date qualche colpo di luce all'orecchio. Come potete vedere, basta poco per rendere la tridimensionalità. Prendete l'ocra gialla, sovrapponete un tono di ocra, sfumatela delicatamente con il dito. Prendete il grigio medio, ritornate sulle ombre che si sono perse durante l'esecuzione. Rammentatelo sempre, il dipinto eseguito con qualunque tecnica deve sempre essere tridimensionale. Tenete sempre sotto controllo le profondità. Non appena queste vengano meno, dovete ripristinarle. Studiate l'occhio. Create l'impressione dell'occhio e delle ciglia. Il grigio medio è indicato per tutte le ombre di mezzo tono. Per esempio, nella zona d'ombra del mento, tra la mascella e il collo, e l'ombra portata del naso. Nella zona del lacrimale dell'occhio l'ombreggiatura deve essere molto decisa. Sfumate poi con il dito per vellutare. Prendete il rosa antico, alleggerite l'ombra portata. Prendete il tronchetto di carboncino nero. Con lo spigolo del tronchetto nero create l'impressione dell'occhio e delle ciglia. Due puntini bianchi per il riflesso. Osservate il ciuffetto. Usate lo spigolo del tronchetto quadrato nero per ridare forza ai capelli. Prendete la tinta carne 3. Con questo colore date la tonalità bruna ai capelli. Prendete la terra di siena bruciata. Con questo colore scaldate tutta la zona frontale dei capelli. Fondete sfumando con il dito. Prendete il tronchetto di carboncino nero. Realizzate i chiaroscuri imitando nell'ombreggiare la pettinatura. La capigliatura evidenzia il suo volume attraverso la vostra interpretazione della zona in ombra. Evitate di disegnare capelli che ricordano dei fili di ferro. Documentatevi guardando i ritratti disegnati dai grandi maestri del passato. Prendete il color carne 2. Osservate come il colore della carne accostato alle sfumature nere dei capelli acquista un valore tonale diverso. Possiamo dire che un colore è quello che è in base al colore che ha vicino. Prendete il tronchetto di carboncino nero. Usando il tronchetto di carboncino nero di piatto, con un movimento rotatorio create il volume dei capelli. Prendete l'ocra gialla. Date ai capelli una sfumatura dorata usando ocra gialla, velandola con il dito. Prendete il grigio medio. Dipingete un tono più freddo sull'ocra fondendo i due colori con il dito. Prendete il pastello nero. Il pastello nero, più morbido del tronchetto carboncino, può essere sovrapposto per ottenere due varianti di nero sfumato. Il fascino del pastello è dato proprio da questa inimitabile possibilità di dipingere con le mani, un po' come modellare con la creta. Osservate il volume della coda. Proseguite con il pastello nero per creare la tonalità vellutata dei capelli, che si fonde con il nero della nuca. Osservate il soggetto con gli occhi socchiusi, aiuta a capire di più i volumi. Con la terra creta chiara. Il color creta è il colore perfetto per ottenere la variante chiara del colore dei capelli. Se lavorate di punta, tenete la mano leggera. Il colore si rinforza sovrapponendolo più volte.
Evitate di essere troppo pesanti con la mano. Usando il bianco di punta, realizzate l'elastico della coda. Osservate i capelli. Blu aviazione chiaro per separare con una velatura i capelli dalla coda. Tinta color carne 1. Con il color carne realizzate le luci tra i capelli, sfiorando appena la superficie della carta con il lato largo del pastello. Spezzate il pastello e usatelo di piatto, ottenendo un segno simile a una pennellata larga. Osservate l'orecchio. Sempre con il color carne 1, segnate delicatamente le luci dell'orecchio. Bastano pochi segni per creare il volume di questo groviglio diforme. Create delle zone calde sfumando il rosso vermiglione. Prendete il violetto. Con questo colore usato di piatto è facile realizzare il colore del giubbotto. Le stesure devono essere leggere, appena sfiorate. Il pastello deve sempre trasparire. Sovrapponendo i vari passaggi aumenta l'intensità e la forza cromatica del tono. Prendete il pastello nero. Con il pastello nero realizzate un'ombra intensa sotto il collo. Inventate i segni dell'ombreggiatura. Sfumateli con il dito. Plasmate il volume dando profondità al disegno. Questo ritratto è finito. Il pastello è la pittura senza tavolozza. I colori devono essere mescolati sul disegno. Sopra questo arancio fondete un bianco. Sovrapponete il bianco e sfumate con il dito. Preferite il bianco di titanio. Il pastello azzurro. Potete aggiungere azzurro per rendere verdastra l'ocra. Aggiungendo altra ocra, potrete trasformare ancora il colore. Otteniamo un azzurro molto chiaro aggiungendo del bianco di titanio. Rosa freddo e bianco per il colore tenue. Altri modi d'uso del pastello. Tratteggi, segni piatti, rotazioni. Sovrapponete i colori tra loro, sfumateli con le dita, modificando le tonalità come su una tavolozza. È un colore coprente, lo considero la via di mezzo tra il disegno e la pittura d'olio. Da sempre i grandi pittori hanno sviluppato dei canoni per la costruzione del volto. Guardate Piero della Francesca. Leonardo creò regole di costruzione avvicinandosi alla perfezione greca, applicando un sistema di coordinate con l'aiuto del filo a piombo. Sull'enciclopedia di Diderot e d'Alembert troviamo regole di costruzione e particolari usati per la formazione dei pittori neoclassici. Se non conoscete l'anatomia, potete aiutarvi con la geometria. Due ellissi contrapposte determinano l'ingombro del profilo. Il profilo deve essere diviso in tre parti uguali. Al centro è posizionato il naso. Fate una verticale partendo dall'attacco del naso. Tracciate due orizzontali partendo dal sopracciglio e dalla base del naso. In mezzo c'è l'ingombro dell'orecchio. Il lato più largo del triangolo che racchiude l'occhio di profilo inizia sulla verticale dell'angolo della bocca. Fate una verticale dall'angolo dell'occhio. La diagonale che parte dall'angolo dell'occhio e passa dall'angolo della narice determina il vertice della bocca.
Con questi riferimenti è facile trovare la dimensione della bocca. Il pastello, la tecnica del colore secco. La sua nascita risale al Medioevo, come la pittura a olio e l'acquerello. Leonardo, sul Codice Atlantico, testimoniò che il pittore francese Jean Pierrel inventò una tecnica nuova per dipingere con differenti colori secchi. Pigmento elegante, gli ingredienti del pastello. Il pastello ideale deve essere morbido e friabile. Sfiorando la carta deve lasciare un segno vellutato. Sfregando leggermente con le dita otterrete delle delicatissime sfumature. Su queste sfumature potrete sovrapporre altre velature di colore. Le botteghe avevano a disposizione i colori secchi per colorare disegni, carboncini, crete più o meno scure, del gesso bianco, la sanguigna, terra verde. Come dimostra questo pastello di Boltraffio. Ecco lo scultore Jean de Boulogne, detto Jean Bologna, vantò circa 150 anni dopo, usi pastelli per realizzare pagine innumerevoli di studi. Rosalba Carriera, grande ritrattista, soprattutto grande pastellista. Quentin de la Tour condivise la moda della tecnica del pastello, rivista e riproposta da Rosalba Carriera. Chardin era il pittore più amato da Diderot. Giuseppe De Nittis seppe guardare le grandi correnti artistiche che si intrecciavano tumultuosamente nel suo tempo. Nel 1888 Giovanni Boldini scrisse all'amico macchiaiolo Cristiano Banti di aver dipinto sei ritratti a pastello di grandi dimensioni. Federico Zandomenichi fu grande amico degli impressionisti, soprattutto Degas e Toulouse-Lautrec. La tecnica del pastello di Degas ha delle analogie con quella di Zandomenichi. Emilio Longoni. Ai primi anni del Novecento si nota una diversa applicazione del pastello. Dopo essersi avvicinati al divisionismo, Balla e Boccioni prendono una nuova via, il futurismo, il figlio diretto del divisionismo.